Buonasera a tutti. Oggi siamo al terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso da Italia Nostra, sezione di Genova, Istituto di Bioetica ed Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova sui temi della forestazione urbana, memoria verde, paesaggi e piani del verde. Il titolo dell'incontro odierno è Immergersi nel verde e vuole proprio sottolineare questo calarsi sempre più all'interno delle tematiche legate agli apporti del sistema del verde. Il primo incontro ha visto la professoressa Mazzino introdurci al tema con una serie di concetti base e esperienze riconducibili a una metodologia consolidata. È stata ricordata l'importanza per una corretta gestione del territorio di intervenire con corridoi ecologici e cinture verdi. Nel secondo incontro, che ha visto relatrice chi vi sta parlando, ci siamo concentrati nel racconto della realizzazione di un progetto territoriale complesso, qual è quello dell'IBA Hampshire Park, dove in particolare mi sono dilungata proprio sul tema dei corridoi ecologici. Oggi proseguiamo questa narrazione grazie a due importanti contributi. Il primo è il racconto dell'esperienza della città di Vitoria-Gasteiz nei Paesi Baschi, che ha portato a compimento la realizzazione di una cintura verde, detta appunto Aniglio Verde, attorno al suo costruito. Il secondo contributo, pur importantissimo, vuole farci riflettere sui benefici derivanti dal contatto con la natura. Troppo spesso, infatti, vediamo martoriati piante e fiori delle nostre città, e non solo delle città. Con dolore devo constatare come ad alcune persone il verde dia quasi fastidio. Probabilmente a queste persone sfugge quanto dobbiamo essere grati al sistema del verde per il contributo che porta alla nostra salute e alla nostra qualità di vita. Introduco ora il primo relatore. Fernando De Juana è ingegnere, laureato all'Università Politecnica di Madrid, capo dell'unità dell'Aniglio Verde della Biodiversità del Servizio di Gestione Ambientale del Comune di Vitoria-Gasteiz. La sua formazione professionale contempla anche il conseguimento di una borsa di dottorato del Ministero dell'Educazione e della Scienza legata a una ricerca promossa dalla Cattedra di Zoologia e Entomologia. Prima dell'incarico attuale ha diretto il programma di formazione dei tecnici ambientali del Comune di Vitoria-Gasteiz ed è stato a capo del settore di pianificazione e progetti nel Centro di Studi Ambientali della città di Vitoria-Gasteiz. Aree di competenza sono la pianificazione e la gestione del territorio, il restauro ambientale, la gestione dello spazio verde, la conservazione della biodiversità, il restauro di ambienti fluviali e la difesa contro le alluvioni. Titolo del suo intervento è L'Aniglio Verde di Vitoria-Gasteiz. Relazionerà in spagnolo, penso sia da tutti comprensibile, ma per agevolare l'ascolto mi cimento in una traduzione conseguenziale. Mi cimento perché non sono un interprete di professione. Allora do la parola all'ingegner De Juana. Prego. Buonasera a tutti il mondo. Voy a compartir la pantalla. Si condivide lo schermo. Voy a hacer una prueba. Habla, habla. Así se ve bien la diapositiva. Sì, si vede. Bien, bueno, voy a hablar del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Parlerò della cintura verde di Vitoria-Gasteiz. ¿Ha avanzado la diapositiva? No. No. Vale, salgo y entro. A ver. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien, entonces, esta es la situación de Vitoria-Gasteiz. Es la capital del País Vasco, está en el norte de Vitoria-Gasteiz España. è la capitale dei Paesi Baschi, qui la potete vedere la sua collocazione, En el norte de España. nel nord della Spagna. Bien.
Esto es una fotografía aérea de la ciudad de Vitoria. No la vemos, no la vamos a ver. Sí, perdón. Bueno, questa è una foto aerea della città di Vittoria. Se ve muy bien cómo es una ciudad compacta. Quindi si vede molto, in modo molto chiaro come sia una città compatta. Con unos límites muy bien definidos entre la ciudad y el entorno rural que la rodea. Con un limite ben definito tra la parte costruita e la parte rurale. Principios de los años 90 del siglo pasado, All'inizio degli anni 90 del secolo scorso. en este entorno de la, en este, en el perímetro de la ciudad, teníamos una serie de problemas. Sul perimetro della città, su questo confine, c'erano una serie di problemi. Bien, teníamos los caminos en muy mal estado porque los coches circulaban sin restricciones. C'erano i percorsi in cattivo stato perché le automobili circolavano senza limiti. Había también vertidos de residuos no autorizzati. C'erano anche delle discariche non autorizzate. Ocupaciones ilegales en el entorno de los ríos, había huertas. E occupazione di suolo illegale in prossimità del corso d'acqua, come degli orti abusivi Y construcciones también ilegales. e anche costruzioni abusive. Bien, esta era la situación. En el Plan General de Ordenación Urbana. Questo è il piano regolatore generale, il piano generale di organizzazione urbana che rappresenta la situazione, com'era. Bien, se ve que alrededor de la ciudad de Vitoria había una serie de espacios verdes. E si può vedere come ci sono una serie di spazi verdi nell'intorno della città del costruito, della città di Vittoria. Esto era solo una planificación, porque realmente esos espacios verdes no existían. Questo era solo un progetto del piano, rappresentato nel piano, perché nella realtà questi spazi verdi non esistevano. Bien, entonces surgió la idea de conectar todos estos espacios periféricos con corredores verdes. Quindi è venuta l'idea di mettere in relazione, di connettere tutti questi spazi verdi con dei corridoi ecologici, dei corridoi verdi. Quindi dare continuità al sistema del verde. Bien, esto es una imagen simulada sobre una fotografía aérea de cómo Questa è una nos imaginábamos. simulazione disegnata su una foto aerea. Entonces, el proyecto de lo que iba a ser el anillo verde de Vitoria-Gasteiz. Ed è sostanzialmente il progetto della cintura verde di Vittoria-Gasteiz. La situación. En la actualidad, en el plan general actual, es esta. Ya está este sistema de zonas verdes integrado en el urbanismo de la ciudad. Questa è la situazione attuale dell'anello verde, con tutti gli spazi verdi integrati anche nel costruito. Quindi è l'attualizzazione del progetto. Hay una superficie de unas 1.000 hectáreas de zonas verdes. C'è una superficie di aree verdi di più di 1.000 ettari. Bien, lo que se pretendía con estos espacios verdes era, por un lado, terminar con estos problemas, con estos abusos que hemos visto en la periferia de la ciudad. Quindi questo intervento in sostanza si proponeva di andare a eliminare il problema dell'abusivismo che avevamo visto nelle immagini iniziali. Por otro lado, conservar los valores naturales de estos espacios.
E d'altro canto si voleva anche conservare il valore naturale di questi spazi. Y en tercer lugar, ofrecer unos espacios de ocio al aire libre para los ciudadanos de Vitoria. E inoltre si voleva anche offrire uno spazio per il tempo libero ai cittadini di Vitoria. Bueno, estos son los trabajos que se comenzaron a principios de los años 90. Questi sono i lavori che iniziarono all'inizio degli anni 90. Hubo que hacer movimientos de tierras, Si fece digamos, movimento di terra, forse si spostarono eso es, con terre. aporte de tierra, vegetal, creación de zonas húmedas. Si sono create delle zone umide. Siembras y plantaciones. E si è piantumato, si sono piantumati dei terreni. Las plantaciones siempre se hicieron con especies vegetales autóctonas. La piantazione di nuove piante, ha sempre previsto di piantare delle piante autoctone. Siempre las especies mejor adattate alle condizioni di cada luogo. Quindi per ogni luogo si è cercato di mettere la specie che viveva meglio, insomma, che aveva le condizioni migliori di vita. Por otro lado, se acondicionó una red de caminos. Poi si è cominciato a lavorare a costruire una rete di percorsi. Que permitía a los ciudadanos disfrutar de estos espacios y pasear por ellos. E che permettesse di entrare in questo spazio e passeggiarci ai cittadini di Vittoria. Se cerraron también los accesos a estos caminos, aquí se ve, para que no entrasen los vehículos. Si sono anche organizzati gli accessi a questo anello, a questi percorsi, in modo che i veicoli fossero esclusi, restassero fuori. Se crearon algunos pequeños aparcamientos en las entradas. E si sono realizzati dei piccoli parcheggi agli ingressi. Se colocó también señalización y información al público. Ci sono anche poste una segnaletica con le informazioni per i visitatori, per il pubblico. Los caminos siempre se hicieron con tierra, no, no, nunca se asfaltaron o se hormigonaron. I percorsi sono stati realizzati tutti in terra battuta, non con l'asfalto, non cementificati. Se colocó algo de mobiliario urbano, pero siempre intentando mantener el carácter natural de estos espacios. Si sono inseriti anche degli elementi di arredo urbano, sempre con la finalità però di garantire il carattere naturale di questi spazi. Esto es un edificio que es el punto de acogida de visitantes al Anillo Verde. Ah, questo edificio che si vede è il punto di raccolta dei visitatori dell'Anello Verde, della Cintura Verde. Tiene una sala de exposiciones permanente Ha una sala espositiva permanente. y otras exposiciones temporales, se van cambiando cada 2 meses. Ah, e poi ci sono delle esposizioni temporanee che ogni mese vengono rinnovate. Hay también una sala de conferencias C'è anche una sala conferenze. y un aula taller para hacer educación ambiental con los alumnos. E un'aula per proporre delle lezioni di educazione ambientale agli alunni. Bien, también hay en el Anillo Verde unos huertos de ocio. Ah, nell'anello verde, nella cintura verde c'è anche un orto per il tempo libero.
Sí, se les cede unas parcelas a los ciudadanos durante 5 años. Viene assegnata una parcella ai cittadini per 5 anni. Para hacer horticultura ecológica. Per fare orticoltura ecologica. Ma Para dopo la 5 anni possono richiederlo? Che succede dopo 5 anni? Tienen que entrar a un sorteo porque hay más demanda que parcelas disponibles. Ah, ho capito, sono più le domande della disponibilità delle aree, allora vengono poi sorteggiati. Claro, grazie. Bien, para la conservación del anillo verde se contratan 4 servicios. Per mantenere l'anello verde, si prevedono 4 servizi. Uno de jardinería, de mantenimiento de la vegetación. Un servizio di giardinaggio per mantenere la vegetazione. Un servicio de limpieza para la Uno di, recogida de residuos. sì, uno di pulizia per togliere i rifiuti. Un servicio de vigilancia Uno di vigilanza per conto di controllo. y un servicio de mantenimiento de los muebles y otros equipamientos que hay en los parques. È un servizio di manutenzione dell'arredo urbano e di tutte le strutture che sono presenti all'interno di questi spazi. El coste de todos estos contratos es de unos 400.000 euros al año. Il costo di tutti questi 4 servizi è di circa 400.000 euro all'anno. Teniendo en cuenta que la superficie del anillo verde es de 1.000 hectáreas, el coste por metro cuadrado es muy pequeño. E quindi, siccome se si tiene conto della superficie dell'anello verde, che è circa 1.000 ettari, il costo per abitante è molto, molto ridotto. Bueno, en cuanto a los resultados del proyecto, ya he dicho que empezamos en el año 93-94. Hanno cominciato questo progetto, a lavorare a questo progetto nel 93-94. Sea, que han pasado ya más de 30 años. Sono passati già più di 30 anni. Y estos son los resultados. E quelle che vedete sono i risultati. Zonas húmedas que se restauraron en la periferia urbana. Si è ripristinata una zona umida nella periferia urbana. En poco tiempo fue colonizada por una fauna de gran valor de conservación. In breve tempo è stata colonizzata da una fauna di alto valore. Ello hizo que se incluyese estas zonas húmedas en el convenio Ramsar, Convenio Internacional de Protección de Humedales. Questa zona umida è stata considerata nel progetto Ramsar. E anche in Natura 2000. Aquí se ve en la fotografía las zonas húmedas justo en el borde de la ciudad, porque esto es un barrio que cuando se hizo la fotografía no estaba construido, ahora ya está construido. Ah, questa che vedete è un'immagine delle zone umide in prossimità della città e sopra sul confine c'è un'area che quando è stata fatta la foto non era ancora costruita, adesso lì esiste un nuovo quartiere. Bien, en esta diapositiva podemos ver el resultado del seguimiento anual que se hace de las aves acuáticas de estos humedales. In questa diapositiva si può vedere la progressione poi degli uccelli acquatici che hanno nidificato in questa zona e che sono presenti, perché è un diagramma che dà le due informazioni.
Sí, se observa cómo ha ido progresivamente aumentando el número de especies y el número de aves. Si vede come progressivamente è aumentato tanto il numero delle specie di uccelli acquatici quanto il numero degli uccelli stessi. Bueno, en cuanto al uso che hacen los ciudadanos dell'anillo verde. Per quanto riguarda l'uso dei cittadini della cintura verde, Fondamentalmente, los ciudadanos de Vitoria van al Anillo Verde a pasear. fondamentalmente lo usano per fare passeggiate, También para hacer deporte al aire libre anche per fare dello sport all'aperto y para observar la fauna. e come punto d'osservazione della fauna. Aquí podemos ver. El número medio de visitas cada mes a lo largo del año. Qui si possono apprezzare il numero medio di visitatori per ogni mese Digamos que nel corso di un anno. todos los meses tenemos entre 80.000 y 160.000 visitas. Tutti i mesi hanno dagli 80.000 ai 160.000 visitatori. En un año entero, alrededor de 1,5 milioni de visitas. Mediamente su un anno intero si ha 1,5 milioni di visitatori. La mayoría son ciudadanos de Vitoria, pero cada vez más vienen turistas que quieren conocer el Anillo Verde. La maggior parte di questi visitatori sono di cittadini di Vitoria-Gasteiz, però ci sono anche turisti che vengono proprio per rendersi conto di questa cintura verde. Bien, se realizan a lo largo del año una serie de eventos para que la gente se acerque al Anillo Verde. Durante l'anno si realizzano una serie di eventi per attirare, insomma, la gente, perché la gente si renda conto di questa presenza. Se celebra, por ejemplo, el Día de las Aves, el Día de las Zonas Húmedas. Quindi si celebrano le varie feste, il giorno degli uccelli, il giorno delle zone umide. Se hacen plantaciones ciudadanas. Si fanno delle piantumazioni. Bien, además de esto, el Anillo Verde ha tenido una importancia grande para Vitoria como zona de regulación de las inundaciones. L'anello verde ha anche un'altra funzione importante per Vitoria-Gasteiz, che è quella di regolazione delle acque contro le inondazioni. Aquí se puede ver en esta foto las zonas de la periferia de la ciudad inundadas, pero en este momento la ciudad no tenía ningún problema de inundación. Qui si può vedere parti della città inondate durante un'alluvione. In questo momento, adesso invece, la città sembra non avere problemi di inondazione. Bien, por otro lado, el Anillo Verde ha revalorizado las viviendas en el entorno de la ciudad. L'anello verde ha anche dato più valore al costruito sul bordo della città, all'estrema periferia. Porque los ciudadanos aprecian el tener zonas verdes próximas a su vivienda. Perché i cittadini apprezzano la presenza di aree verdi molto vicine al luogo dove abitano. Bueno, Vitoria no es una ciudad muy turística, entonces el Anillo Verde es un recurso importante para el turismo de Vitoria. Quindi Vitoria-Gasteiz non è una città molto turistica, però l'Anello Verde rappresenta un elemento importante dal punto di vista turistico. No lo Bien, en el año 2012,
Vitoria Nel fue elegida 2012. como capital verde europea. Nel 2012 Vittoria Gasteiz è stata vincitrice del titolo di Capitale Verde Europea. Y una de las cuestiones que valoró positivamente el jurado fue el anillo verde. E la cintura verde fu proprio uno degli elementi che hanno portato la commissione di valutazione, la giuria, ad assegnare questo titolo a Vittoria Gasteiz. Bien, ya para terminar, esto es una noticia aparecida en la prensa local. Questa che vedete è una notizia che è comparsa sulla stampa locale De septiembre del año pasado. nello scorso settembre. Entonces, que habla de los beneficios que aporta el anillo verde a la ciudad de Vitoria y a los ciudadanos de Vitoria. Questo articolo ci dice dei benefici che la cintura verde ha portato alla città di Vittoria Gasteiz. Viene definita qua la cintura verde una collana naturale per Vittoria Gasteiz. Habla de la mejora de la calidad del aire y la regulación climática. Dice del miglioramento della qualità dell'aria e della regolazione climatica. La conservación de la biodiversidad. Contribuisce alla conservazione della biodiversità. Los beneficios para la salud y el bienestar de los ciudadanos. I benefici per la salute e il benessere dei cittadini, di cui poi torneremo anche nella relazione successiva. Que es un recurso importante para la educación y la sensibilización ambiental. È un elemento importante per l'educazione e la sensibilizzazione ambientale. Y por último, que ha supuesto un impulso económico y turístico muy importante para la ciudad. E poi ha portato a un impulso economico molto importante per la città e anche a un aumento del turismo. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por la atención. Molte grazie per l'attenzione. Forse abbiamo qualche domanda. Avete qualche domanda da porre? Ma che in sostituzione sostanzialmente delle tangenziali tradizionali, loro hanno pensato invece di fare questo anello verde. Mi sembra insomma molto interessante. È un capovolgimento di visione. Quindi, tra l'altro molto semplice ma molto efficace. Ecco. Questa è una mia riflessione. Poi è molto interessante perché in tutte le città, ad esempio, delle pianura padana, potrebbero ragionare così anche in vista delle alluvioni e del, insomma, Sì, il contributo al è riequilibrio. molto Sì. interessante anche questo. E io avevo una curiosità, volevo capire questi 400.000 euro di costi, dove li caricate, a che cosa, con che soldi li pagate? Esto lo paga, no sé si he entendido bien la pregunta, pero esto lo paga la ciudad de Vitoria, el Ayuntamiento de Vitoria, I el Comune. cittadini pagano con le tasse? Bueno, con los recursos económicos del Ayuntamiento. Con le risorse economiche del comune, cioè il comune che si fa carico di pagare. No, perché pensavo all'esempio della volta scorsa che comunque vengono i cittadini, l'esempio del Gruga Park di Essen, danno un contributo tutto, anche se piccolo, 5 euro, ogni cittadino paga 5 euro e alla fine tirano fuori i soldi, in questo caso no. E i No, turisti non pagano. no, 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 non pagano. Ah, non pagano, capito. Quindi non c'è, gli accessi non sono regolamentati, ovviamente, perché non è un'area recintata e quindi c'è l'ingresso che è libero. Sì, la visita è libera, no hay entradas, se puede ir durante todos los días del año y a cualquier hora. Si può entrare a comunque ovunque, tutti i giorni dell'anno. Prego, Marco. Io ho una curiosità, nella slide precedente a questa ho visto una foto di un tram, ma
Volevo sapere se serve per arrivare al Miglio Verde oppure non c'entrava niente. Sí, bueno, es un sistema de transporte para toda la ciudad de Vitoria. Algunas de las paradas del tranvía están inmediatas all'Anillo Verde. Es decir, Ok, que sí se quindi ci puede. sono delle fermate che servono la cintura verde. De manera que se puede ir en tranvía desde el centro de la ciudad hasta algunos de los parques. Grazie. Io volevo chiedere una cosa sempre riguardo ai soldi. Allora, ho capito che la manutenzione costa 400.000 euro all'anno, ma la spesa iniziale per fare tutto il lavoro, per passare da quella situazione di degrado che ci ha fatto vedere Fernando prima, a questa situazione quasi di paradiso, penso che avranno dovuto avere un finanziamento iniziale abbastanza cospicuo. Da dove hanno preso questi soldi? Bueno, aproximadamente la mitad de las inversiones han procedido de subvenciones. La metà da sovvenzioni, ma sovvenzioni dove? De la Unión Europea, el Estado Central, es el Estado Español, y el Gobierno del País Vasco. Ah, quindi i finanziamenti europei, statali e regionali, insomma. Ecco. E l'importo si sa quanto è costato? Oh, es difícil calcularlo porque las inversiones se han realizado a lo largo de 30 años, pero en el entorno de unos 30 millones de euros podemos hablar. Si può parlare di 30 milioni di euro, ma los terrenos sono di proprietà pubblica o privata? Los terrenos del Anillo Verde son todos de propiedad pública. Gran parte son del ayuntamiento y otra parte son de otras instituciones con las que hay convenios. Ma erano già di proprietà pubblica o le hanno acquisite quando hanno deciso di fare l'Anello Verde? Gran parte de los terrenos ya eran de propiedad pública, pero ha habido que hacer también adquisición de terrenos particulares. Esto es lo que más ha costado, ¿eh? Más ha costado más esfuerzo y más dinero la compra de los terrenos, aunque no han sido muchos, pero son muy costosos en la periferia de la ciudad. Avete capito? Sì. Interessante. Sì, sono in convenzione, insomma, dove non erano proprietà pubblica sostanzialmente. Li hanno acquistati. No, buena parte de los terrenos ya eran públicos. Gran Sí. parte eran públicos ya. Sì, Algunos una hemos tenido. buona parte era già pubblica e la parte che non lo era è stata acquistata. Ecco. Ed è costata però parecchio perché sono costose quelle aree lì. Bene. Complimenti. Ciao, Sì. grazie. No, intanto mi domandavo, Maria Rosa, se sapevi l'Anello Verde di Milano, che caratteristiche ha e se riproduce un po' questo modello, appunto, che abbiamo visto presentato oggi, l'Anello Verde, oppure se, non so se tu lo conosci, l'Anello Verde di Milano, perché No, era stato. poco. No, conosco di più quello che voleva, che mi sarebbe piaciuto far vedere anche qua di Bergamo, però non hanno questa caratteristica in Italia. Per quanto ne so io, il pubblico ha poche proprietà. Riesci a fare queste cose quando hai la proprietà pubblica? Beh, oppure la devi espropriare.
o fare in convenzione, Sì, espropriare o appunto, no, la convenzione. devi espropriare, ma l'Italia non espropria, non ne acqui il pubblico ha acquisito poche aree. Questo volevo dire. Molto bello. Grazie. Complimenti, bellissimo, semplice ma efficacissimo, molto interessante. Molto, secondo me molto, anche nella manutenzione, semplicemente descritta, ma nelle cose, nelle attività essenziali, con i vantaggi proprio che si vedono chiaramente, molto interessante. Muchas gracias. La registrazione dell'intervento sarà poi messa su YouTube, vero? No, è Perché già abbiamo, no? adesso in Abbiamo questo. qualcosa. Sì, in questo momento è già su Facebook e su YouTube e poi sarà messo appunto sul sito di EcoIstituto fra 2 o 3 giorni, in modo che chiunque lo possiamo poi promuovere e evidenziare a chi è interessato, per chi è interessato. Vedo che le visualizzazioni sono tante di questo ciclo sul verde. Comprendi, Fernando? Sì, intendido. Dopo, quando abbiamo pronta la registrazione, te la mando. Muchas gracias. No, grazie a te. Bene, allora andiamo avanti col secondo intervento. Maria Rosa, ¿devo esperar hasta il final? Come credi? Se Devi disattivare intanto la condivisione. Sì, toglie la condivisione. Grazie. Procedo. Posso procedere a presentare il dottor Porcile? Vai, vai. Eh sì, vado. Ed è la condivisione adesso? Sì, però prima dico due parole sul Sì, no, dottor. dico, volevo solo sapere se la vedevate. Sì. La vediamo, vai pure a fare la presentazione. Perfetto. Mettila in modalità presentazione, se riesci. Perfetto, così. Introduco ora il secondo relatore che ci parlerà, come prima anticipato, dei benefici del contatto con la natura. Si tratta del dottor Gianfranco Porcile, un amico per molti di noi. Permettetemi però di ricordarne lo straordinario percorso professionale. Laureato in medicina e chirurgia, specialista in oncologia e ematologia clinica e di laboratorio, allergologia ed immunologia clinica, è stato medico ricercatore presso l'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova e successivamente direttore della struttura complessa di oncologia degli ospedali di Alba e Bra. Inoltre è stato consulente dell'Agenzia regionale per la sanità della Liguria con incarico riguardante la clinical governance in oncologia ed ematologia, con particolare riferimento alla rete onco-ematologica Ligure. Autore di un centinaio di pubblicazioni scientifiche. È stato coordinatore del gruppo di lavoro Green Oncology del Collegio Italiano dei Primari di Oncologia Medica Ospedaliera, che ha come interesse la sostenibilità ambientale ed economica nell'assistenza ai pazienti neoplastici. È inoltre referente regionale per la Liguria DISDE Italia, Medici per l'Ambiente, che si prefigge la tutela dell'ambiente e della salute con compito di informazione, ricerca scientifica e advocacy nei riguardi delle istituzioni e degli organi decisori pubblici. È inoltre membro dell'albo degli esperti di ISDE per oncologia, ematologia ed allergologia. Ultimamente è membro impegnato attivamente nell'associazione Slow Medicine, che si impegna per una medicina giusta, rispettosa e sobria nel nome di una reale appropriatezza delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche. Fino a gennaio 2020 è stato presidente di EcoIstituto di Reggio Emilia e Genova, Centro di Diritto Ambientale, attualmente ne è consigliere all'interno del direttivo di EcoIstituto Regge. Interessi particolari nel passato, la sostenibilità dell'assistenza oncologica,
la qualità totale delle prestazioni mediche, il rapporto del medico con il malato e i suoi familiari, la formazione degli specializzandi in oncologia e degli operatori sanitari. Attualmente è membro del comitato scientifico di un'associazione di pazienti denominata Lampada di Aladino. È molto impegnativo e lungo questa breve questa sintesi del curriculum, ma ho voluto leggerlo tutto perché è significativo e importante. Grazie Gianfranco, a te la parola. Grazie a te, insomma, mi sembra veramente sono un po' imbarazzato comunque. Allora, No, è meritato. va bene. Allora, sì, io dovrò parlare dei benefici del contatto con la natura e prego Maria Rosa che qualora mi dilungassi troppo mi interrompa per dire cerca di arrivare alla conclusione. Quindi. All'inizio parlerò tranquillo, poi se devo accelerare ti prego di dirmelo. Allora, nella prima diapositiva mi piace cominciare con voi a ricordare la prossima, avanti, la prossima diapositiva. Mi piace ricordare questa filastrocca poesia di Gianni Rodari che non so se voi vedete, io no adesso. No, forse è meglio che Pinuccia esca dalla modalità presentazione. Si vede che non funziona tanto questa cosa e lo facciamo Con Zoom andare. funziona poco, solo che adesso non riesco più a uscire, andiamo bene. Aspetta un attimo che interrompo la condivisione e la rimetto, scusate. La rimetto Prego. non in modalità. Allora, la facciamo non in Intanto chiedo a modalità. Fernando se riesce a capire quello che diciamo. Così sì, così forse. Ecco, adesso sì. Bene, allora stavo dicendo che mi piace cominciare questa chiacchierata richiamandomi a questa filastrocca di Gianni Rodari. I miei figli sono cresciuti a Pane e Rodari, questa la conoscerete tutti perché almeno in Italia è stata resa famosa anche da Sergio Endrigo che l'ha musicata e l'ha cantata e dice che per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme. Per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore. Quindi per tutta la nostra vita abbiamo bisogno dei fiori, delle piante, della natura che sono alla base di tutta la vita, non soltanto quella quotidiana, ma qualunque tipo di vita. Nella prossima diapositiva, avanti, comincio a prenderla un po' alla lontana. E parlo del camminare. Allora, numerose sono le dimostrazioni di benefici clinici che sono ottenuti dal camminare in un ambiente verde, sia dal punto di vista organico sia dal punto di vista psicologico. Camminare rientra a pieno titolo nell'ambito delle prescrizioni verdi, che comprendono attività di vario tipo che vengono eseguite all'aperto, a contatto con la natura, e lo vedremo poi anche dopo. Avanti. Prossima. Allora, sappiamo che camminare fa bene, ma una domanda sorge spontanea. Camminare in situazioni con aria inquinata, pensiamo alla situazione di questi giorni particolarmente negativa in pianura padana, Milano, eccetera. Camminare in una situazione di aria inquinata fa bene o male? Cioè, la domanda è se gli effetti negativi dell'aria inquinata che respiriamo durante l'attività fisica, e sappiamo che facendo attività fisica respiriamo di più, quindi assorbiamo maggiormente gli inquinanti presenti nell'aria, ci chiediamo se non siano addirittura superiori agli effetti positivi che derivano dalla stessa attività fisica. Quindi magari uno fa attività fisica e invece poi il risultato è controproducente. La scienza non è in grado di dare una risposta a questo, però sono necessarie ulteriori ricerche perché ci sono dei dati che dicono che è meglio comunque fare l'attività fisica, altri dati invece dicono che il danno è superiore al vantaggio. Quindi non c'è ancora una
soluzione univoca è un problema di grande importanza. Speriamo che in futuro si riesca a dare una risposta più chiara. La prossima. Se voi siete interessati all'argomento del camminare, è appena uscito questo mio articolo sulla rivista dell'Ordine dei Medici di Arezzo, che si chiama Il Cesalpino, sull'ultimo numero del 2023, che in realtà è uscito a gennaio 2024, che si chiama Camminare, una medicina efficace e senza effetti collaterali. Camminare è la modalità più ecologica ed economica di mobilità. Andiamo avanti. Allora, in sintesi, camminare fa bene, ma camminare nella natura fa meglio. La prossima. Allora, vediamo intanto alcuni degli effetti benefici del verde sulla salute. Il primo che ho pensato di mettere è che il contatto con la natura ricca di piante e di biodiversità, specialmente se associata ad un esercizio fisico anche moderato, ha effetti neuroprotettivi, quindi protegge nei confronti di malattie neurodegenerative. Le malattie neurodegenerative sono l'Alzheimer, il Parkinson, le varie forme di demenza, e ritarda il declino cognitivo che è collegato all'età anziana, alla vecchiaia. Vedete, questa è una pubblicazione del 2006. Ce n'è poi una successiva di King Lee, che è un giapponese, che ha svolto una ricerca in Giappone e ha dimostrato una correlazione tra la maggiore copertura forestale e la minore mortalità da cancro all'utero, alle mammelle e al polmone nelle femmine, e alla prostata, al fegato e all'intestino nei maschi, quindi minore mortalità per tumore. La prossima. Vediamo altri benefici del verde, sia sulla salute sia su aspetti sociali. Per esempio, su cittadini danesi, quest'autore ha visto che coloro che vivono a più lontano, oltre 1 chilometro dagli spazi verdi, hanno il 42% di stress in più rispetto a coloro che invece vivono vicino. E viene proprio in mente l'intervento di Fernando che abbiamo sentito pochi minuti fa. E poi dei vantaggi sociali. Nelle zone USA degli Stati Uniti prive di verde, i crimini sono maggiori addirittura del 50% rispetto a quelli che hanno il verde. E sempre rimanendo in America, in alcune zone che hanno avuto una moria massiva di alberi, di frassino in particolare, dal 2002 in poi, per un insetto chiamato minatore smeraldino, è stata trovata una mortalità maggiore in queste zone che sono rimaste senza alberi. Questi dati e altri sono tratti da questo articolo, Il verde urbano ed extraurbano per promuovere la salute, di Ugo Corrieri, che è un medico per l'ambiente, e si trovano nel libro edito da Aboca, Inquinamento ambientale e salute, di Ciaula, Murge e Petronio. E anche questi sono membri dell'associazione ISDE Medici per l'Ambiente. La prossima. Allora, abbiamo detto prima delle prescrizioni verdi. Vediamo un pochino più nel dettaglio cosa sono e quali sono le prescrizioni verdi. Allora, la ortoterapia, cioè il dedicarsi agli orti urbani o agli orti fuori città. L'agricoltura sociale con interventi assistiti con animali, la sigla, l'acronimo è IAA, le terapie forestali e le immersioni in foreste terapeutiche, dove prevale il beneficio legato all'ambiente circostante anche in situazioni di staticità del paziente. Prima abbiamo parlato del camminare, qui invece le persone, i pazienti stanno fermi. E poi le passeggiate, l'esercizio fisico in natura. Cioè, come abbiamo detto già prima, camminare fa bene, l'attività fisica all'aperto fa bene, ma entrambe queste attività di movimento fanno meglio, molto meglio, se e quando sono eseguite all'interno della natura, di un bosco o ancora meglio di una foresta. La foresta si distingue dal bosco per dimensioni superiori, un territorio selvaggio e non antropizzato,
con maggiore diversità di specie vegetali presenti, quindi una maggiore biodiversità. La prossima. Allora, vediamo un attimino le terapie forestali che abbiamo nominato prima. Allora, in un'ottica sistemica che tiene conto della teoria della complessità, le terapie forestali si sono dimostrate efficaci sia nella prevenzione che nella cura di alcune malattie croniche, sia organiche sia psicologico-psichiatriche. Terapie che non prevedono il camminare se non per raggiungere il posto, la nicchia più adatta al paziente. Qui il paziente si ferma e si immerge con tutti i sensi nell'ambiente del bosco in uno scambio reciproco di stimolazioni uditive, visive, olfattorie, lasciando che il suo corpo assorba tutte le molecole che lo circondano e che provengono da quel mondo esterno e circostante di prossimità che viene chiamato esposoma. I benefici dello stare in un ambiente boschivo sono innegabili e dimostrati da numerose pubblicazioni scientifiche, anche se va detto che il ruolo terapeutico della immersione nelle foreste deve ancora essere compreso e studiato sotto molti aspetti. Qui in fondo io cito soltanto un unico articolo che è della dottoressa Piras e lei proprio lo fa di lavoro, questo di lavorare in una foresta terapeutica che si chiama Bosco di Buch, e anche lei è uno dei medici per l'ambiente. La prossima. Altri benefici del verde. Le aree verdi ripuliscono l'aria con la loro azione di filtro e di barriera, particolarmente efficaci sulle polveri PM10, rappresentano una barriera all'inquinamento acustico, diminuiscono la temperatura esterna, incentivano l'attività fisica all'aria aperta, riducono i livelli di stress. Gli psicologi hanno dimostrato che il colore verde è rilassante anche negli ambienti chiusi, quindi è un invito per le nostre case, un invito alle pareti degli ospedali a tinteggiarle di verde. Hanno effetti positivi le aree verdi sulla salute respiratoria, cardiocircolatoria e psichica dei cittadini. E poi sono molto importanti anche per il ciclo dell'acqua. E qui architetti e urbanisti si sono sbizzarriti quando non c'era spazio a sufficienza, si sono inventati il verde verticale, i giardini pensili sui tetti delle case. Personalmente credo che siano cose buone, quindi do un giudizio positivo. L'importante è non esagerare. La prossima, parliamo di un aspetto a cui non abbiamo ancora accennato, e cioè che l'anidride carbonica presente nell'aria, presente nell'atmosfera, è, come sappiamo, il parametro che noi usiamo per misurare il surriscaldamento globale, l'emergenza climatica. La concentrazione media di CO2 di anidride carbonica nell'atmosfera nel 2015 era di 400 parti per milione. Siamo saliti poi ogni anno a 403, 405, 417. Nel 2023 ci aspettiamo che sia 419,3 parti per milione. Non è ancora un dato definitivo, ma è l'atteso. Può essere interessante ricordare a tutti quanti noi che l'ultima volta nella storia umana in cui questa concentrazione di anidride carbonica era così alta risale a 2,5 milioni di anni fa, e questo ci dà l'idea della drammaticità della situazione. Avanti. Quindi qua si inserisce il discorso della fotosintesi clorofilliana. Circa il 15% dell'anidride carbonica presente nell'atmosfera è assorbita dalla foresta pluviale. Spesso questa quantità viene enfatizzata, aumentata ed esagerata. Dobbiamo ricordarci tutti che forse una volta era anche più alta questa percentuale. Adesso con le distruzioni massive, ad esempio, di foresta amazzonica in Brasile, grazie a Bolsonaro e compagni, gli incendi della foresta pluviale non fanno altro che produrre polvere e quant'altro, per cui poi l'anidride carbonica, invece che assorbirla con la fotosintesi, la producono. Quindi c'è
quasi un rovesciamento della situazione. Però se sparisse questa fotosintesi clorofilliana, dice questo ricercatore di Tolosa, che l'anidride carbonica rimarrebbe nell'atmosfera e i cambiamenti climatici ovviamente sarebbero più rapidi. Andiamo avanti. In sintesi, abbiamo un'azione sul clima che abbiamo visto appena adesso, un'azione sul microclima, quindi quello che è il nostro, la nostra percezione, quello che sentiamo intorno a noi, magari sentiamo un po' meno caldo perché magari un albero ci fa ombra, eccetera. E poi un'azione di contrasto al dissesto idrogeologico, per cui abbiamo meno frane, alberi che rallentano il flusso dell'acqua. E quindi un'azione anche di prevenzione di inondazioni, allagamenti, eccetera. La prossima. Mi piace mostrarvi questa fotografia di un albero che ho trovato su internet. Immagino che questo albero sia un albero che cresce su un altipiano della Sardegna, che è sottoposto a un vento continuo e molto intenso, e questo albero si è adattato a questa situazione ambientale non favorevole, avversa, però continua a vivere, soltanto che ha modificato la sua postura. Quindi magari invece che mantenere la sua postura verticale è quasi diventato obliquo se non orizzontale. Questo per dirci che tutta la vegetazione, in particolare gli alberi, sono proprio l'esempio maggiore che mi venga in mente per parlare di resilienza. Quindi ci insegnano la resilienza, che potrebbe essere riassunta nel motto "mi piego ma non mi spezzo", ed è la capacità di far fronte a eventi stressanti o traumatici e di riorganizzare in maniera positiva la propria vita. Credo che se andiamo in giro a camminare, anche noi vedremo cose di questo tipo. A me viene in mente adesso, una volta è capitato di vedere un pino dalle parti di Camogli che era veramente orizzontale come questo della fotografia, e il suo tronco era assolutamente parallelo alla linea del mare, probabilmente alla ricerca di quel sole che un altro pino gli stava togliendo. Nella prossima diapositiva, invece, vediamo che tutta questa faccenda del verde può essere chiamata come vitamina, una vitamina V verde in italiano, oppure una vitamina G green in inglese. La prossima. Allora, questa è una pubblicazione del 2008 su Lancet, che è la rivista medica più importante a livello internazionale, e sono andate a studiare il verde pubblico in città. Allora, prima di tutto una premessa. Lo stato socio-economico è un importante determinante di salute. Sappiamo che la sanità, l'assistenza medica, infermieristica in tutte le sue forme incide sulla nostra salute per circa un 20% al massimo. Tutto il resto è legato a quelli che si chiamano determinanti di salute o di malattia a seconda della situazione. E questi determinanti principali sono quello ambientale e quello socio-economico, che viene chiamato anche indice di deprivazione. E si è visto che le persone più povere si ammalano di più, si curano meno e peggio, vivono meno a lungo a parità di altri fattori. Allora, questi ricercatori di Glasgow che cosa hanno fatto? Sono andati ad analizzare due gruppi di abitanti delle classi meno abbienti, quindi erano poveri tutti e due i gruppi. Il gruppo di cittadini poveri che abitava nei pressi di aree verdi accessibili e di qualità aveva un tasso di morbilità, cioè di presenza di malattie e di mortalità inferiore rispetto all'altro gruppo, che era sempre economicamente svantaggiato, quindi sempre povero, tra virgolette, ma che non aveva il verde. Quindi la differenza era chi aveva il verde e chi non ce l'aveva.
In sintesi, le aree verdi si dimostravano, statistiche alla mano, un utile stratagemma a disposizione dei governi per diminuire le differenze di salute tra poveri e ricchi, anche a livello delle nostre città, penso a Genova, ma penso che potrebbe valere per Bergamo come per Reggio Emilia. Direi che questo potrebbe essere un suggerimento per i nostri sindaci, visto che le disuguaglianze sono notevoli, qui almeno si potrebbe, piantando più alberi e più verde, si potrebbe diminuire almeno in parte questa disuguaglianza. Purtroppo vediamo che succede il contrario, pensiamo a quello che sta succedendo adesso per le Olimpiadi a Cortina, eccetera. Un'altra pubblicazione è questa sugli orti urbani del 2013, autori americani hanno visto che chi si dedica agli orti, ai giardini urbani, ai giardini di comunità, risulta più magro, misurando il giro di vita, con un indice di massa corporea più basso di 2 punti rispetto al gruppo di controllo che era rappresentato da vari paragoni, vari controlli, vicini, oppure i parenti, fratelli e sorelle con cui ci sono in comune i fattori genetici, e i coniugi con cui si pensa si condivida lo stesso tipo di alimentazione. Quindi a parità di altri fattori, quello che faceva la differenza era il fatto di andare a lavorare e anche a divertirsi in un orto urbano. E la popolazione studiata era abbastanza consistente, vedete, 423 persone non è un numero esiguo. Sì, vediamo la prossima perché parlando di orto urbano mi viene in mente la Valletta di San Nicola che è stata aperta a questa associazione di volontariato il 31 di marzo, il 1 aprile del 2015 e la prima apertura che abbiamo fatto a tutti i cittadini non iscritti alla Valletta è stata del 23 maggio dello stesso anno. Qui vedete la locandina e qualcuno di voi era presente quando abbiamo fatto anche un direttivo di Ecoistituto proprio in sede della Valletta. Adesso la Valletta praticamente è chiusa perché sono stati richiesti e assegnati dei fondi del PNRR per la riqualificazione della Valletta. Riqualificazione è un bel termine che è positivo o sembra positivo, spesso poi nella realizzazione pratica escono fuori delle costruzioni, delle cementificazioni, dei bar, dei ristoranti e credo che questo sia proprio il progetto che ha Genova in serbo per la Valletta. Comunque credo che nonostante queste presenze magari un po' estranee, spero e mi auguro che questo polmone verde, questo piccolo paradiso verde che ha la nostra città in centro, venga salvaguardato. Andiamo avanti. Ecco, questa è una fotografia di un mandorlo in fiore e mi serve per ricordare a tutti noi che questa poesia brevissima di Nikos Kazantzakis, che è un poeta greco, la quercia disse al mandorlo: parlami di Dio. E il mandorlo fiorì. Quindi la bellezza della natura che ci ispira spiritualità, ci fa pensare alla fede, ci fa pensare a Dio. E credo che questo sia un altro elemento importante che dobbiamo sempre ricordare. Ancora la prossima, questa mi piace condividere con voi questo ricordo perché penso che conosciate questo libro di Jean Giono, L'uomo che piantava alberi, da cui poi è stato tratto anche un film. La storia è di una landa desolata, senza alberi, abitata da popolazioni infelici, sempre in contrasto e in litigio tra di loro. E questo protagonista del libro si mette instancabilmente a piantare alberi e man mano che gli alberi crescevano di numero
e di volume, la situazione ovviamente migliorava e migliorava anche la situazione sociale, per cui gli abitanti di questa zona diventavano meno infelici e andavano più d'accordo tra di loro. Quindi c'è uno di quei giovamenti che dicevamo prima. A me questa cosa l'ha fatta conoscere Vitaliano Biondi una volta che è venuto a Genova e ha proiettato il film che io non conoscevo e ne sono rimasto molto colpito, tant'è vero che una volta che facevo un viaggetto dalle parti della Provenza ho voluto andare appositamente nella città di Monosque a vedere dove era nato Jean Genet. Nella prossima vediamo come, se vogliamo fare un po' una prima sintesi, il verde, la natura, fornisce quelli che noi possiamo chiamare servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici possono essere di quattro grosse categorie: l'approvvigionamento, quindi il cibo, l'acqua, eccetera. La regolazione del clima, del ciclo dell'acqua, eccetera. Il supporto, la fotosintesi, la formazione del suolo e poi il benessere. Abbiamo parlato della salute, ma dobbiamo pensare anche alle attività culturali, alle attività educative che possono essere fatte con le scuole, ma anche al di fuori delle scuole. Andiamo avanti. Allora, ancora per dire qualcosa sulla salute, questa è una pubblicazione che ormai un certo numero di anni, 2010, vedete, c'è stato lo studio EPIC che ha messo in relazione il cancro all'intestino, il cancro del colon retto con la dieta. E hanno visto che una dieta a base di carne rossa lavorata, consumata in eccesso, di alcol, con un indice di massa corporea alto e presenza di obesità, predispone al cancro dell'intestino, quindi il rischio è aumentato. Invece, una dieta ricca di fibre, frutta, verdura, alimenti integrali, pesce, calcio, vitamina D, favorisce la prevenzione, quindi contrasta la comparsa di questo tumore, quindi il rischio è diminuito. Ma l'anno successivo, il 2011, questi altri ricercatori hanno aggiunto un elemento in più che abbiamo già visto all'inizio della nostra chiacchierata, cioè hanno visto che sempre riferendosi al tumore colorettale, quindi al tumore dell'intestino, la dieta veniva confermata nella sua importanza, come abbiamo visto, però si affianca anche gli stili di vita, la vita sedentaria, il fare attività fisica, il camminare, eccetera. Quindi la vita sedentaria era fortemente associata con un rischio più alto di sviluppare questo tumore intestinale, quindi importanza dell'attività fisica per prevenire il tumore all'intestino. Nella successiva è importante promuovere un'alimentazione sostenibile. Qui la fotografia ci mostra proprio una mela verde, e quindi ridurre il consumo di carni lavorate, di grassi saturi e cereali raffinati, consumare invece prevalentemente frutta, verdura e cereali, possibilmente integrali. Valorizzare i prodotti locali coltivati con metodi biologici, eliminare le bevande zuccherate dai distributori automatici, avviare progetti di recupero degli scarti alimentari e del cibo non consumato. La prossima, qui vediamo la piramide alimentare, che è quella a sinistra, che conferma che la maggior parte degli alimenti dovrebbero essere a base di olio, frutta secca, pane, pasta, frutta e ortaggi, e infatti sono nella parte bassa, quella più grande del triangolo della piramide. Però a destra poi è rappresentata la piramide ambientale e qui vediamo che gli stessi tipi di alimenti sono nella parte bassa, ma sono nella parte più piccola. Quindi è inversamente proporzionale il danno ambientale, quindi l'impronta ecologica
di queste sostanze. Quindi è una fortunata coincidenza il fatto che le stesse sostanze, gli stessi alimenti sono utili alla salute umana, ma sono anche poco dannosi nei riguardi dell'ambiente. Quindi fanno molto bene all'uomo, ma non fanno neanche tanto male all'ambiente. E questa diapositiva, mi piace ricordarla che l'abbiamo stampata proprio sul primo numero dei quaderni di EcoIstituto, quando abbiamo parlato di ambiente e salute, un binomio inscindibile. Tutelare l'ambiente significa anche tutelare la salute dell'uomo. Andiamo avanti. C'è adesso quella che è una scienza, ma anche un movimento e una pratica che si chiama agroecologia, che è esattamente l'opposto dell'agrobusiness e dell'agroindustria. E qui abbiamo, questa è una pubblicazione del 2009 con degli autori stranieri, ma possiamo ricordare anche Miguel Altieri, che è un agronomo cileno, e in Italia uno dei tanti studiosi di questa scienza è Paolo Barberi della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che ha fatto molti studi su questo. La prossima. Un accenno soltanto alla fitoterapia. Ci sono delle piante che possono essere usate a scopo terapeutico. Ad esempio, questo è l'unico esempio che vi faccio, quello della curcuma, che è sinergica con gentamicina ed doxorubicina, che sono chemioterapici antineoplastici, che sapete hanno una tossicità di tutto rilievo. E quindi l'associazione con questo tipo di dieta potrebbe far diminuire la dose di farmaco antiblastico necessario. Ricordiamoci comunque che esistono anche delle altre situazioni, delle altre piante che possono avere invece delle interazioni negative, quindi non sinergiche. La successiva, c'è una branca della medicina che è la nutraceutica, che studia tutte queste molecole che si trovano all'interno delle sostanze vegetali e che hanno dimostrato di avere degli effetti positivi per la salute. Vedete, c'è appunto la curcuma, i pomodori, l'uva, l'aglio, il pepe verde, il tè verde e così via. C'è da dire però che quando le stesse molecole vengono sintetizzate in laboratorio e vengono usate in maniera che si possa, che ne so, acquistare in farmacia, ebbene, l'effetto non è lo stesso di quando queste stesse sostanze sono presenti nei frutti e nelle piante naturali. Quindi il fatto di sintetizzarle sinteticamente non ci dà esattamente lo stesso effetto. L'effetto di solito è inferiore, talvolta del tutto assente. L'ultimo punto riguarda l'allergia. Diciamo che è un po' l'aspetto negativo della mia chiacchierata, ma non è tanto colpa delle piante quanto siamo noi umani che reagiamo in maniera alterata all'host, quindi in maniera diversa, in maniera non normale, alla presenza di alcune piante. Vedete che i pazienti allergici in Italia sono molti, 6 milioni vuol dire il 10% della popolazione. Nella prossima vediamo ad esempio l'asma bronchiale, che è forse la malattia più importante e più diffusa nell'ambito delle patologie allergiche, che è aumentata negli ultimi 10 o 15 anni. E quali sono i motivi? I fattori genetici, l'inquinamento atmosferico, il fumo, l'alimentazione che abbiamo appena visto, quindi un'alimentazione povera di frutta povera di frutta e verdura fresca, e quindi questo discorso dell'allergia dobbiamo tenerlo presente, specialmente quando andiamo a piantare delle piante. Quindi possiamo magari scegliere delle piante che non siano allergogene. Vediamo quali possono essere. La prossima. Allora, la parietaria è quella che cresce spontaneamente lungo tutti i sentieri, le corese anche cittadine, le graminacee, che sono tutto il gruppo dei cereali, eccetera, l'ambrosia, che interessa poco la Liguria,
E poi degli alberi che sono anche molto belli, ma che sono allergogeni. Qui vediamo il cipresso, nella prossima diapositiva il carpino, ancora avanti la betulla e ancora avanti il frassino. Questi sono alberi bellissimi, però per alcune persone possono essere causa di allergie. Andiamo avanti, ci stiamo avviando alla conclusione. Allora, mi piaceva avviarmi alla conclusione con il ricordo di Alex Langer. Camminare nella natura oppure in una città a misura di pedone rappresenta un bene comune che deve essere riconosciuto come un diritto e in quanto tale deve essere offerto gratuitamente e le amministrazioni pubbliche devono facilitare il godimento di questo diritto. Quindi il concetto di bene comune, di gratuito, mi ricorda un passo di Alex Langer, che è tratto da A proposito di Giona, che è, come tutti i suoi scritti, raccolto nella raccolta Il viaggiatore leggero, che è uscito dopo la sua morte. E questo passo dice: abbiamo bisogno di occasioni ed opportunità gratuite nella nostra vita, nella vita delle città e delle campagne. Può bastare anche poco, spazi per sedersi senza dover consumare, accesso alla natura, al mare, al verde, senza dover pagare un biglietto, una fontana pubblica con l'acqua buona alla portata di tutti, biciclette del comune che si possono prendere in prestito e restituire, un mercatino di scambio dell'usato. In una società dove tutto è diventato merce, e dove chi ha soldi può comprare e stare meglio, occorre la riabilitazione del gratuito, di ciò che si può usare ma non comprare. Nella prossima vedete una fotografia del Lago d'Orta con l'isola di San Giulio, questa frase che conosciamo tutti ma che dobbiamo sempre ricordarci: la terra non ci è data in eredità dai nostri genitori ma in prestito dai nostri figli, quindi cerchiamo di passargliela meglio che possiamo o meno peggio che possiamo. E nella prossima e ultima diapositiva mi piace concludere davvero con questa frase di Anna Frank, che per quanto avesse soltanto 14 anni era veramente molto saggia e, come sapete tutti, viveva nell'appartamento segreto e ha scritto nel suo diario: sarà perché non metto il naso fuori da tanto tempo e tutto quello che riguarda la natura mi fa impazzire. Non è una mia fantasia che vedere il cielo, le nuvole, la luna e le stelle mi dia un senso di tranquillità e di attesa. È molto meglio della valeriana o del bromuro. La natura mi fa sentire piccola e mi dà il coraggio di affrontare tutte le avversità. Ha dovuto essere così, che io potessi vedere la natura solo in alcune rare occasioni, e attraverso finestre tutte impolverate e coperte di tende spesso. Così non è più nemmeno piacevole. La natura è proprio l'unica cosa per cui non ci possono essere sostituti. Qui termina Anna Franke e termino anch'io e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie ai Grazie relatori. Grazie mille. a voi. Avete delle domande? Io avrei una Delle notazione. riflessioni che volete condividere più che delle domande? Io avrei una notazione su un aspetto negativo del chiamare servizi ecosistemici. A me personalmente piace poco ed è una connotazione economicistica che viene data alla natura e che oramai però è diffusa dappertutto anche nei documenti dell'IPCC o di altri report internazionali e che in qualche modo dà una connotazione monetizzabile a quello che la natura fa per noi. E purtroppo è una cosa che invece bisognerebbe cercare di evitare se possibile,
mi è piaciuta tantissimo la citazione di Langer dove la riabilitazione del gratuito è una cosa che invece dovremmo cercare di far tornare importante. Grazie. Sì, hai pienamente ragione. Direi che l'etimologia di servire, servo, ci fa pensare giusto all'uomo che si sente sempre superiore a tutto il resto della natura e che quindi c'è sempre questa visione antropocentrica. Quindi sono d'accordo con te. Certo, è una dizione che si trova anche il comune di Genova nel Piano del Verde, l'ha citata, eccetera. Per cui direi che dobbiamo farci i conti, ma sono d'accordo con te, certo. Ma io volevo dire che è molto interessante, no? E sono sempre riflessioni importantissime quelle che ci hai suggerito, ma la mia grande preoccupazione è sempre la lontananza da un lato della politica che dovrebbe progettare questi spazi, questi luoghi, da queste necessità e dall'altro anche, diciamo, la sensibilità dei cittadini e delle cittadine. E quindi un ruolo molto importante dell'educazione ambientale, della diffusione di queste informazioni che poi riguardano la salute delle persone, quindi insomma dovrebbero interessare veramente tutti. Ecco, quindi non so cosa ne pensi, ma di quali prospettive, cioè sono molto difficili le prospettive che abbiamo, perché vedendo prima il racconto del relatore precedente, poi il tuo, cioè alla fine noi sappiamo quello che va bene e che dovremmo fare per le città, ma non riusciamo a farlo, cioè questo è il grande problema. Sì, ma hai ragione. Mi fai venire in mente che la Maria Rosa, prima, quando ha letto tutto il mio lungo curriculum, ha accennato forse verso la fine al fatto che da un anno sono entrato nel comitato scientifico di questa associazione di pazienti che ha sede in Lombardia, a Brugherio, che si chiama Lampada di Aladino, e loro sono stati effettivamente molto interessati quando io gli ho parlato del discorso del camminare che ho fatto all'inizio, perché in effetti sono cose che si sanno a un livello un po' superficiale, un po' teorico. Poi però quando qualcuno ne parla un pochino più concretamente, la gente dice, ah, ma io questo non lo sapevo, hai fatto bene a dirmelo. Quindi effettivamente è un fatto di cultura che dobbiamo cercare di diffondere, anche se non è facile. A livello dei politici poi sappiamo che in effetti sono altri gli interessi, non dico che tutta la politica sia con la P minuscola, perché anche noi in qualche modo abbiamo fatto politica e quindi non è giusto fare di ogni erba un fascio, però effettivamente nel gran numero dei casi la politica pensa ad altro, quindi ad aspetti economici, a ritorni di vario tipo e quindi queste cose vengono sottovalutate e sottostimate. Se posso, anche a me questo discorso, quella pagina che hai letto di Langer, mi ha fatto venire, mi ha insomma, sollecitato una riflessione, cioè che in fondo all'uomo per essere felice bastano poche cose. Già anche la pagina di Anna Frank dice la stessa cosa, cioè c'è bisogno di poco. Ma quel poco che ci farebbe felici, se ce lo dessero e facessero felici tutti, sia i poveri che i ricchi, toglierebbero spazio al business. Già la società tedesca, io mi rendo conto, lo osservo sempre quando passo dei periodi in Germania, il tedesco di uno strato medio-basso ha comunque tutto quello che gli serve per vivere una qualità di vita discreta, molto più che da noi. Se poi vuole qualcosa in più, lo paga molto di più e allora lì è chi se lo può permettere. Ma per la quotidianità, per essere discretamente felici, questa cosa gli viene offerta, mentre da noi no. Non Sì, so se sono riuscita a spiegare il concetto. c'è un'attenzione maggiore alle esigenze quotidiane. Pensiamo sempre alle grandi opere, ci dimentichiamo del vivere di tutti i giorni. Una volta ero in visita ad Anghiari, che
È una città vicino ad Arezzo. Se non ci siete stati, vi invito ad andarci perché è molto bella. Ed era La di battaglia di Anghiadi. brava, quella lì che è andata perduta, però il paese c'è ancora. E mentre camminavo la sera di una domenica, quindi con pochissime persone in giro, mi è capitato di vedere una seggiola fuori dalla porta di una casa di abitazione dove c'era un cartello che diceva: se sei stanco, siediti. Cioè, era un servizio pubblico che qualche cittadino aveva fatto così, in maniera molto simpatica, senza dire stiamo attenti, chissà che arrivano. E questo appunto riecheggia un po' quello che diceva Alex del gratuito, del pensare agli altri. Magari sono cose che noi non usiamo e potremmo metterle a disposizione. Una sedia magari non ci costa nulla metterla a disposizione di chi ha fatto una scalinata e magari se alla mia età gli fa anche comodo potersi sedere un attimo. Camminando anche nelle Cremese qui a Genova, a volte capita di, io ci faccio caso, ci sono dei sedili che magari hanno fatto con il cemento e servono proprio perché le Cremese sono in salita e quindi magari fa comodo a uno che può riposarsi un attimo. Ed è esattamente l'opposto a quello che invece si sta facendo con l'amministrazione attuale, ma non è soltanto Bucci o altro, diciamo che è un modo di pensare ormai instaurato da molto tempo, da troppo tempo, quello di pensare che sono cose che magari poi ci si sdraia il barbone o il migrante, allora si tolgono le panchine o si mette il divisorio in maniera che non possono andarci a dormire sopra, cioè è proprio esattamente l'opposto di quello che stiamo dicendo. Comunque, vabbè, non ci arrendiamo, insistiamo. Ieri un po' in salita, Gianfranco, anche ieri un po' in salita, però se te la fai dal basso, fino tutto a piedi, insomma. No, lì ci sono arrivato con la macchina, poi se giri il paese un po' sali scendi come Genova, sì, in scala minore. No, interessante anche la cosa appunto della visione sociale dove, dove cioè, diciamo, le persone più povere che non hanno anche il verde, questo dovrebbe dare con le due relazioni di oggi sarebbero delle indicazioni utilissime, ad esempio io pensavo alle grandi periferie di Roma, no? Dove proprio sarebbe interessantissimo creare, ci avevamo ragionato un po' con la Maria Rosa, ma insomma creare proprio delle cinture verdi intorno a queste periferie per... Tra l'altro dove il verde esplode nel momento in cui lo ricostituisci, lo crei, eccetera. E questo darebbe anche un vantaggio a quelle situazioni sociali così drammatiche che ci sono appunto in alcuni municipi di Roma che sono veramente invivibili, ma proprio invivibili in termini di periferia, ma poi anche in termini appunto di sicurezza, di reati, ecco. Quindi, cioè, ci sono due risposte che vanno veramente insieme. Sì, anche se ci pensavo mentre parlava Fernando, se anche il sindaco di Genova adesso mi dicesse va bene, mi hai convinto, facciamo l'anello verde intorno a Genova, in effetti con la urbanizzazione, come dire, infinita che abbiamo in città e in Liguria, non saprei neanche dove tracciare questo anello verde intorno alla città, perché ormai è un tutt'uno con le periferie, con i paesi, quindi quando poi finisce Nervi comincia subito Vogliasco e non c'è mai un punto veramente dove puoi dire ecco qui mettiamo il verde, però direi che comunque almeno spazi tipo gli orti urbani, la valletta eccetera, quelli li dobbiamo difendere con unghie e con denti, anche se non saranno anelli, sono comunque degli spazi molto belli e che possono essere molto utili per la salute globale, sì. C'era un assessore che era con me a Reggio, che era Alberto Santel, che si occupava proprio di mobilità, e lui diceva che bisognerebbe incominciare a restringere cioè anche le strade, no? Di grandi dimensioni e ricostituire una mobilità diversa che consenta anche il verde. Infatti noi avevamo fatto un progetto
Spereggio, che è rimasto sulla carta, che partiva proprio sulla circonvallazione interna di Reggio, che riduceva sostanzialmente le corsie e consentiva di creare, tra l'altro, con anche il rendering era diventato veramente molto bello, di avere uno spazio tutto intorno alla città per poter passeggiare e camminare in mezzo al verde. Comunque, Santel, che diceva appunto che l'unico mezzo di trasporto a impatto zero è la suola delle scarpe, è stato cacciato via sostanzialmente. E vabbè, anche io alla seconda tornata non ci sono più stata. Quindi il nostro progetto è rimasto assolutamente sulla carta, ma a me questa idea anche di incominciare a ridurre non mi dispiace. Mi rendo conto che significa ridurre poi le macchine, la centralità della macchina cioè, c'entra molto con la mobilità anche per le città, questa dimensione del verde. Sì, Matteo, Certo, la mobilità. Stefano Mancuso diceva che bisognerebbe sacrificare qualche parcheggio. Lui dava addirittura dei numeri, diceva un parcheggio su quattro, toglierlo alle macchine e ridarlo agli alberi, e allora sì che si riesce a cambiare le cose. Però penso che se andiamo a fare una proposta di questo tipo ci ricoverano da qualche parte. Beh, vi ricordate Fernando quando cosa io avevo dice? sostituito i posti auto a Bergamo col giardino per le conversazioni all'imbrunire? Esatto. E no, dicevo cosa ne pensava Non si sente. scusate, cosa ne pensava Fernando di questo, di restringere? Credo che sia andato via. No, no, c'è. No, no, c'è. Ah, c'è. No, sto ascoltando. Ah, Sta ascoltando. perfetto. No, no, chiedevo cosa ne pensava lei di questa idea di restringere le corsie e ridurre e fare del verde dove ci sono, riducendo la dimensione di certe grandi magari strade. Sì, claro, yo creo que es importante que los ciudadanos puedan tener espacios donde estar próximos a la naturaleza en lo más cerca posible de sus lugares de habitación. Entonces, a veces la idea del anillo verde es difícil de llevar a cabo en todas las ciudades, ¿no? Pero siempre hay posibilidades de crear espacios próximos a la ciudad, aunque no formen un anillo, donde los ciudadanos puedan sentir la naturaleza. Lucia Grazie, grazie. aveva lanciato la ragnatela verde, quindi anche con i corridoi verdi. Esatto, è vero, la tigna verde, se non la dico male in genovese. È nel piano del verde di Genova c'è questo progetto di collegamenti, insomma, di collegamenti ecologici che avevamo visto anche per Roma. Che secondo me anche nelle linee guida del piano del verde di Roma era molto interessante perché a Roma il verde ce n'è tanto e quindi basta solo collegarlo proprio in modo da renderlo fruibile per tutti i cittadini. Quindi a volte basterebbe anche poco. È vero, Sì, Maria perché Rosa? poi un'alberatura, basta la continuità, non ha bisogno, l'abbiamo visto anche nell'esempio della volta scorsa, la continuità non ha bisogno, basta metterli in relazione. E poi Genova ha questi parchi meravigliosi che andrebbero valorizzati. Devi dirlo a Mascia. Io non so chi sia No, Mascia. non hai perso di molto, ma insomma, è l'assessore all'urbanistica, avvocato. Ah. Ma regionale o comunale? Comunale. E adesso col PNRR avrebbero dovuto veramente investire molti fondi proprio su questo. Invece io sto guardando ancora i dati sui 30 milioni di euro sulla riforestazione, che è niente rispetto ai miliardi del PNRR.
Adesso non mi ricordo più il dato complessivo, mi sembra di aver visto che sono intorno ai 30 milioni di euro per la riforestazione urbana. Troppo pochi, se fosse così. Adesso magari sono da verificare, però. Beh, il piano del verde è fatto da una pagina che contiene l'indice, quindi non, è tutto lì. Il legno costa poco, il cemento costa tanto. Anzi, suggerirò a Mascia proprio di sentirsi queste lezioni, chiamiamole, questi interventi, così lo farò felice. Già non mi parla più, quindi non perdo nulla. Va bene, cosa facciamo allora? Chiudiamo. Vediamo. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre riflessioni, Un grosso applauso. veramente. Eh sì, questo sì, perché sono stati due interventi, due contributi importanti, sì. Bravi, bravi, grazie. Grazie a Fernando che ci ha dedicato il suo tempo e ci ha dato, diciamo, un'ampia visione anche di una realtà piuttosto diversa da quella cui magari siamo più soliti qua in Italia. Grazie Fernando, ti sta veramente. parlando il presidente attuale dell'Ecoistituto. Vabbè. Sì, lo sto ascoltando. Y tengo que agradecer la oportunidad que me han dado de participar en esta sesión. Ha sido muy interesante y por supuesto, quiero invitarles a todos a visitar Vitoria si tienen la oportunidad. Grazie mille. Grazie. Grazie, organizzeremo un pulmino e verremo tutti Sì. insieme. Andiamo a piedi. Faremo le visite guidate dell'Ecoistituto, una all'anno. Potremmo però. Infatti io ci avevo pensato, proprio una all'anno, come quella che se riusciremo a fare in Svizzera sulla mobilità sostenibile. Potrebbe farne una all'anno su questi argomenti. Bene. Buona idea. In Svizzera ci sono stato 2 anni e mezzo fa e veramente ti fa toccare con mano quello che potremmo fare anche qui se soltanto ci decidessimo a copiare delle cose che gli altri fanno benissimo. Infatti, ho intuito, insomma, non ho visto, ma con quella prospettiva lì, però secondo me è molto interessante, infatti. Io invito tutti chi vuole magari iscriversi a questo viaggio di 2 giorni, 3 giorni, per novembre, mi pare che sia novembre, 12-13 novembre. Io e la Maria Rosa ci siamo, diciamo, iscritte col punto interrogativo di, diciamo, valutarlo poi ovviamente l'ultimo mese, però insomma, secondo me è molto interessante, è un viaggio molto interessante. Magari faccio girare una mail per chi non avesse informazioni, con quello che è il programma attuale, così col contatto di Carlo per potersi iscrivere. Grazie. Mi sembra ottimo. E poi valutiamo anche noi se sulle aree verdi ragionare, poi se fare organizzare il prossimo anno magari un viaggio, insomma. Bene. Bene, io chiuderei la registrazione se per voi va bene. Sì, Va bene. grazie, grazie Fernando. Grazie. Ci sentiamo allora. Ciao. Grazie Gianfranco.